Benvenuti a questa nuova edizione del TG Oristanese. Stamattina, nel corso di una conferenza stampa, i riformatori hanno presentato la proposta di legge costituzionale per il riconoscimento dell'insularità. Sentiamo. Onorevole Cossa, oggi ad Oristano per presentare in conferenza stampa la legge sul riconoscimento costituzionale dell'insularità della Sardegna, ma ci sono dei problemi perché il governo è in bilico in questo momento, quindi potrebbe non avvenire. L'argomento era calendarizzato proprio per oggi, 18 luglio, per la discussione generale con l'ipotesi di votare definitivamente il provvedimento. Sarebbe stato il quarto dei quattro passaggi previsti dall'articolo 138 della Costituzione domani, quindi domani sarebbe dovuto svolgere il voto, tutt'al più dopodomani. La crisi di governo, adesso in questo momento, nel momento in cui noi parliamo, è riunita la conferenza dei capigruppo di Montecitorio e molto probabilmente annullerà le sedute di oggi e domani in attesa delle dichiarazioni del Presidente Draghi al Senato mercoledì e del conseguente voto, quindi siamo appesi al destino del governo. Quello che sembrava fino a ieri un traguardo ormai raggiunto non è più tale, aspettiamo di capire nelle prossime ore cosa succederà. È un risultato storico per la Sardegna, una conquista storica per la Sardegna, la cosa più importante che riguarda la Sardegna che capita a livello ordinamentale dal riconoscimento dello statuto speciale, se dovesse fermarsi in questo momento sarebbe veramente un disastro. Sinteticamente i vantaggi? Il riconoscimento del gap insulare determina per lo Stato l'impegno a superare gli svantaggi rappresentati dall'insularità, che sono principalmente quelli legati alla continuità territoriale, al costo dell'energia e al gap infrastrutturale. Non dimentichiamoci che fatto 100 l'indice di infrastrutturazione nazionale, intendendo in questo non soltanto le strade, le ferrovie, ma anche le scuole, gli ospedali, le carceri, i palazzi di giustizia, le caserme, tutto quello che riguarda l'infrastrutturazione di una regione, fatta 100 la media nazionale, in Sardegna l'indice di infrastrutturazione è mediamente inferiore al 50%, per le ferrovie parliamo addirittura del 17%, quindi è chiaro che stiamo parlando di un problema drammatico, di una vera e propria palla al piede per lo sviluppo della Sardegna. Riconoscimento del principio di insularità non significa richiesta di elemosina, significa tutt'altro, significa richiesta di avere le stesse opportunità delle regioni della terraferma per poter competere alla pari. Fino a quando questo non verrà fatto, noi saremo sempre un gradino più in basso rispetto alle altre regioni, con una forbice che tende ad ampliarsi e non a chiudersi. Con finanziamenti che arriverebbero anche dalla Comunità Europea? Sì, ma non è soltanto un problema di finanziamenti, è principalmente un problema di regole, perché la Sardegna finanziamenti ne ha sempre avuto tantissimi, però questi finanziamenti spesso impattano con le norme europee, cioè la stessa Europa che ti dà i soldi poi ha delle norme che ti rendono estremamente difficile spenderli. Sono le norme sugli aiuti di Stato alle imprese, che sono un principio sacrosanto, perché è un principio fondante dell'Unione Europea, ma che non possono essere applicate con la stessa rigidità alla Lombardia e alla Baviera e a regioni svantaggiate come la Sardegna. Fino a quando non affermeremo questo principio sarà inutile che ci diano tutti questi soldi, perché poi le imprese che ricevono il sostegno poi arrivano al porto e all'aeroporto e devono affrontare costi enormi per esportare le proprie merci, sempre che trovino la nave o l'aereo, perché alla fine la questione è questa. Il Coordinamento per il diritto alla salute ha inviato all'assessore regionale della sanità un nuovo appello per la salvezza della sanità sarda. Sentiamolo. La sanità continua a perdere pezzi, servono soluzioni immediate. A chiedere un celere intervento da parte dell'assessore regionale della sanità Mario Nieddu è il Comitato per il diritto alla salute. Una situazione oramai insostenibile, visto che per la mancanza di ortopedici chiuderà il reparto di Nuoro e i pazienti verranno trasferiti anche a Oristano, si legge nella nota inviata dal comitato, le consiglieremo di trascorrere alcuni giorni nel reparto del San Martino e dovrà essere lei a spiegare ai pazienti le ragioni per cui aspettano tanto
tanti giorni per l'intervento. Mancano gli anestesisti. Come mai? Perché non si parla più dell'ultimo concorso espletato con 75 vincitori. Come abbiamo già avuto modo di dire in tante occasioni, siamo consapevoli delle difficoltà, della carenza di personale, ma è anche vero che ci siamo permessi di suggerire che i concorsi venissero banditi per ASL, che si incentivasse chi lavora in zone periferiche, che si superasse la legge 502 con l'assunzione degli specializzandi nei tanti reparti carenti. Se gli organi preposti vivessero il dramma dei comuni cittadini all'interno dei reparti ospedalieri, come provocatoriamente abbiamo chiesto all'assessore, siamo certi che la soluzione verrebbe cercata e trovata. Prosegue l'impegno della Regione Sardegna nel contrasto alla violenza contro le donne. Maggiori dettagli li sentiamo nel nostro servizio. Nonostante l'impegno di istituzioni e associazioni, i numeri sulla violenza di genere continuano a destare preoccupazione. Intanto la Giunta Solinas ha approvato la ripartizione delle risorse destinate a supporto delle spese legali e di inserimento lavorativo per le donne vittime di violenza. Il provvedimento assegna i fondi complessivamente 100.000 euro per il 2022, in parti uguali ai comuni nei cui territori si trovano le case di accoglienza. L'intervento si inserisce in un quadro più ampio di misure e stanziamenti messi in campo a sostegno delle donne vittime di violenza anche in presenza di figli minori. Un'emergenza, quella della violenza, cresciuta nel corso della pandemia. L'aumento dei casi legati a questo terribile fenomeno, ha affermato l'assessore regionale Mario Nieddu, ci ha portati a rafforzare l'impegno sulle politiche di contrasto attraverso il coinvolgimento di tutte le istituzioni del territorio. Una battaglia di civiltà che deve passare obbligatoriamente dalla crescita e dalla diffusione della cultura dell'antiviolenza su tutti i livelli. Una scuola di formazione strategico-politica per i futuri dirigenti della Coldiretti è quella promossa da Coldiretti Giovani Impresa, che giovedì scorso ha preso il via in Sardegna in modalità online e dalla quale hanno preso parte oltre 100 agricoltori under 30 di tutta la Sardegna per l'inaugurazione della prima edizione della scuola di formazione, che si declina in 5 incontri. L'ospite d'onore è stato il presidente nazionale Ettore Prandini insieme al regionale Battista Cuore Albu e al provinciale di Oristano Giovanni Murru, oltre alla delegata nazionale dei giovani Veronica Barbati. Ci spostiamo a Cabras, dove prende avvio il progetto chiusura al traffico di una parte del centro storico. Sentiamo. Al via il progetto di valorizzazione del centro storico di Cabras. Si tratta di un importante piano che ridisegna le prospettive di tutela del centro, della funzione di aggregazione sociale per tutte le fasce di età e di sviluppo economico delle attività commerciali che vi si affacciano. Una cittadina come Cabras, che dichiari di essere o voler diventare ancora più turistica, non può non possedere questi elementi urbanistici essenziali, ha dichiarato il primo cittadino cabrarese. Il progetto ha previsto la chiusura al traffico delle vie La Marmora, Risorgimento, della piazza Principe di Piemonte, di una porzione della piazza Vittorio Emanuele e al ricongiungimento alla piazza Zuni, già zona pedonale da tempo. La circolazione del traffico sarà invece sempre consentita nelle ore diurne nella via Cavallotti in direzione via Roma e Vico Azzuni. Stiamo vivendo una seconda fase del processo di chiusura del centro, richiesto da tempo dai medesimi operatori economici della zona. Dopo la pedonalizzazione della via La Marmora e la chiusura della via Regina Elena, si prosegue con questa operazione, sono le parole espresse dall'assessore all'urbanistica e ai lavori pubblici Enrico Giordano. Progettazione fortemente criticata dal consigliere comunale Antonello Manca. Poiché il sindaco non sembra che abbia granché da fare, allora pensa di riempire la nostra cittadina di divieti di vario genere e natura. L'unica sua preoccupazione sembrerebbe quella di passare l'incasso usando i cittadini come salvadanaio, ha dichiarato Antonello Manca. Certo, non lo assale la preoccupazione di mettere in croce e rovinare gli operatori turistici bloccando le iniziative commerciali e mortificando le partite IVA, che sono coloro i quali fanno respirare l'economia di Cabras. Voltiamo pagina, ma com'era un'opportunità per nuove attività agricole? Un'opportunità per chi volesse intraprendere un'attività agricola, ma anche per chi è già nel settore e volesse completare la sua impresa, potrà essere data dalla concessione pluriennale di terreni gravati da usi civici ed in particolare da 81 ettari siti in località Bara a Macomer. L'iniziativa è stata presentata alla presenza della Giunta al completo e dei rappresentanti sindacali del settore dall'assessore competente Mariano Cadoni. L'iniziativa del Comune di Macomer è giunta dopo un piano di valorizzazione dei terreni comunali.
si è provveduto a suddividerli in categorie che avessero interesse di carattere economico, naturalistico, paesaggistico e culturale. Alla fine si è giunti alla individuazione dei terreni situati in località Bara, in tutto 81 ettari a vocazione agricola. All'interno si sono individuate le zone che hanno una vocazione specifica per culture o allevamento. A questo punto si è deciso di emanare un avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per capire di che tipo e quante siano le richieste, preliminarmente all'assegnazione definitiva dei lotti di terreno. Nella zona potranno quindi essere impiantate colture ortive, serre, allevamenti di piccoli animali, eccetera. Potranno fare domanda a cittadini residenti a Macomer, compresi anche coloro che hanno già un'attività agricola, anche eventuali società o cooperative, purché abbiano la residenza legale in città. La scadenza del bando è abbastanza vicina, il 25 luglio. Una volta chiaro la situazione delle richieste, verranno concessi i lotti per una durata di 10 anni. Quest'ultima concessione darà diritto ai contributi regionali e a quelli del PNRR. Il Museo Diocesano Arborense, nelle serate di martedì di luglio e agosto, in occasione di shopping sotto le stelle, propone l'iniziativa di Notti d'estate al museo, un ricco programma di attività culturali, laboratori, visite guidate, musica e libri. Cambiamo ancora argomento, il Centro Internazionale per la Ricerca sulle Civiltà Egee Pierre Carlier Circe di Oristano ha pubblicato il bando per il premio in memoria di Jean-Pierre Olivier per sostenere la ricerca nel campo dell'epigrafia e dell'archeologia egea. Al termine del periodo di studi il borsista dovrà presentare una relazione sulla ricerca al direttore del Centro Internazionale per la Ricerca sulle Civiltà Egee e tenere un seminario per gli studenti della scuola di specializzazione in archeologia dell'Università di Sassari, che sarà pubblicato sulla rivista del centro I Quaderni di Circe. Le domande devono includere un curriculum vitae e una dichiarazione del programma di ricerca proposto e devono essere inviate entro il 12 agosto via mail alla Fondazione Oristano, info@fondazioneoristano.it e al professor Massimo Perna, direttore del Centro Circe, maxperna59@gmail.com. Prima di chiudere parliamo di un evento che si è tenuto ieri ad Arbatax, dove è stato firmato un protocollo d'intesa tra Umpli, Fasi e FITP per dare slancio alle politiche culturali di salvaguardia dei patrimoni immateriali e non solo nel contesto isolano. Sentiamo in chiusura del nostro TG un ampio servizio di approfondimento dedicato all'evento. Con questo io vi saluto e vi lascio all'approfondimento. Grazie a tutti per essere stati con noi. Tra Umpli, Unione Nazionale delle Proloco d'Italia, Fasi, Federazione delle Associazioni Sarde in Italia e FITP, Federazione Italiana Tradizioni Popolari, è stato siglato un protocollo d'intesa operativa che unisce le tre grandi associazioni nazionali nell'impegno comune di valorizzare la cultura locale, le tradizioni e le manifestazioni tradizionali. L'importante accordo è stato firmato il 17 luglio ad Arbatax alla presenza delle rispettive dirigenze nazionali e regionali. Per l'Umpli era presente il presidente nazionale Nino La Spina insieme alla giunta nazionale e regionale guidata da Raffaele Sestu, per la Fasi il presidente nazionale Bastiano Mossa e per la federazione Tradizioni Popolari Benito Ripoli. Un'intesa che darà i suoi frutti creando giuste sinergie operative per salvaguardare il patrimonio immateriale, la lingua sarda e le tradizioni dei paesi sardi, come spiega il presidente nazionale Umpli Nino La Spina. Sì, finalmente riusciamo a concretizzare quello che magari più volte abbiamo rimandato, mettere insieme grandi organizzazioni nazionali come appunto la FITP, la Federazione Italiana delle Tradizioni Popolari, e la FISA, la Federazione Italiana delle Associazioni e dei Sardi in Italia. Ecco. Questo è un importante momento per lavorare insieme, per collaborare, e questo appuntamento oggi qui ha sancito questi elementi, li ha valorizzati e ha fatto emergere un po' tutte quelle che sono le nostre peculiarità e tutte le nostre convergenze. Quindi un momento che sicuramente sarà anche di forte impatto per le nostre organizzazioni, che ha visto la regia di Raffaele Sesto, presidente regionale dell'Umpli, grande
operatore per il turismo in questa regione che ha dato tanto e che con questo appuntamento ha sancito anche un nuovo sistema per operare insieme e per poter dare di più alle nostre comunità. Nel suo intervento, il presidente nazionale Umpli ha messo l'accento sulle potenzialità delle oltre 6.000 pro loco italiane che, con più di 1 milione di iscritti, generano un indotto di oltre 2 miliardi all'anno. E allora effettivamente pensare a che cos'è l'Umpli, che cosa sono le pro loco in Sardegna, ma anche in Italia, secondo me significa Raffaele Sesto. Perché Raffaele Sesto, che merita già un applauso, incarna in sé tutti gli elementi di quello che è lo spirito delle pro loco, lo spirito dell'Umpli, perché incarna la cultura, l'abbiamo visto in questa occasione presentandoci un gruppo che di per sé è cultura, ma rappresentando la cultura della località, della storia, della tradizione e di quello che è il nostro vivere con le nostre comunità. Lo fa attraverso la passione per la conoscenza del territorio. Credo che se vogliamo avere qua notizie, informazioni su qualsiasi parte della Sardegna e non solo, insomma, basta chiedere e avremmo sicuramente risposte. Lo fa attraverso l'enogastronomia, chi era a cena con noi ieri sera ne sa sicuramente qualche cosa. Lo fa attraverso, insomma, non solo il buon mangiare, ma la conoscenza e la cultura del mangiare, la conoscenza e la cultura dell'enogastronomia, la conoscenza e la cultura di quello che significa l'enogastronomia e la gastronomia legata al territorio e la valorizzazione che questo ne comporta. Quindi credo che Raffaele rappresenta a pieno titolo la storia, perché 26 anni di Umbria e 31 anni di Proloco significa aver fatto la storia delle Proloco in Sardegna, ma anche in Italia. Fate un applauso ancora più forte, perché per me è un onore essere qui e un onore avere la sua amicizia, l'amicizia delle Pro Loco della Sardegna, ed è un onore per l'Italia avere avuto la possibilità di approfittare della sua professionalità e aver potuto anche dare alla Sardegna tutto quello che lui ha dato e continuerà a dare per i prossimi anni per le Pro Loco di Sardegna, che ricordo a tutti sono le Pro Loco che hanno avuto negli anni e che hanno un trattamento economico di rispetto e di sicura possibilità di incanalare quelle vocazioni, quelle tradizioni in tutta Italia, perché è l'unica regione che ha un contributo di oltre 2 milioni e mezzo di euro che va alle Pro Loco, e grazie al lavoro che ha fatto negli anni, che riesce a portare avanti progetti e opportunità che poi vanno calate nel territorio. Questo, diciamo, rientra poi in quello che fa la Pro Loco e che fa l'Umpli anche a carattere nazionale. Quindi intanto grazie Raffaele, grazie di cuore per quello che tu ci dai, per quello che proponi e per, insomma, quello di oggi lo vediamo, andiamo alla concretezza per quello che hai dato in questi anni. Le Pro Loco e l'Umpli, tanto parliamo di storia perché parliamo di 140 anni di storia di Pro Loco che abbiamo festeggiato lo scorso anno. Forse se questo lo spengo, mi sentite bene lo stesso? No. Di 140 anni di Pro Loco, 140 anni in cui la prima Pro Loco d'Italia, Pieve Tesino, ha iniziato a operare, 140 anni fa, come diceva prima anche il nostro Sebastianino, quello che c'era nello statuto di 140 anni fa, 1881, sta negli elementi che portiamo oggi e che sta in quasi tutte le organizzazioni di volontariato, e quindi sono principi e scopi che
sicuramente ci portiamo dentro di noi che fanno parte delle comunità. Ma pensare che 140 anni fa a Pieve Tesino, in Trentino, Alto Adige, si pensava a valorizzare e ad abbellire il proprio territorio, ecco, sono elementi che ci portiamo oggi come innovazioni, perché quando si parla oggi di sostenibilità, di coesione, ecco, non abbiamo inventato nulla, non è nato con il PNRR, è nato nel 1881 ed è nato anche prima, perché le nostre iniziative, le nostre finalità sono nate molto ma molto più in là. Quest'anno festeggiamo anche i 60 anni dell'Unione Nazionale Prologo d'Italia, 60 anni di storia, 60 anni di aggregazione che hanno portato l'Unione Nazionale Prologo d'Italia ad essere sicuramente la rete nazionale più importante in Italia, con oltre 6.300 associazioni che operano in quasi tutti i comuni italiani, comuni a valenza turistica, perché ci sono alcuni comuni scoperti, ma sono quelli che non hanno, diciamo, una vocazione turistica prevalente, che hanno una organizzazione strutturata su 20 comitati regionali, quindi siamo presenti in tutta Italia, 136 comitati provinciali, oltre 80 consorzi e bacini per avere una organizzazione anche più territoriale, e questo fa sì che realmente siamo presenti sul territorio in modo veramente massiccio. Siamo tra le 32 reti nazionali iscritte dal Ministero di recente, appunto, per quanto riguarda la riforma del terzo settore. Siamo l'organizzazione che opera a 360 gradi sul territorio, perché ci occupiamo di tutti gli ambiti che stanno nella comunità, e quindi parliamo appunto di cultura con il patrimonio culturale immateriale, in cui quest'anno festeggiamo i 10 anni dall'accredito avuto dall'UNESCO per le grandi attività che svolge l'UNPLI a carattere nazionale. Abbiamo presentato la settimana scorsa, insieme a Fernando Tomasello, che è il responsabile del dipartimento che si occupa di cultura, patrimonio e paesaggio, abbiamo presentato a Parigi il rapporto sui primi 10 anni di accredito, insieme all'ambasciatore italiano all'UNESCO, insieme al presidente mondiale delle ONG accreditate nel forum dell'UNESCO, insieme a tanti altri protagonisti dell'UNESCO, facendo la nostra, diciamo, parte, grazie al valore che ogni organizzazione produce in ogni territorio. Ecco, questi sono elementi fondamentali della nostra organizzazione, che spazia dalla cultura, ma va nella parte eventi, animazione territoriale. Ecco, io non so chi ha dei numeri come l'Unione Nazionale Proloco, 110.000 eventi in un anno. Ecco, questi sono gli eventi che noi organizzavamo nel 2019, attenzione, perché poi 2020 e 2021 tutti abbiamo avuto una drastica riduzione, abbattendo tutto questo di oltre il 90%, ma con un aspetto molto importante, con una riprogrammazione 2022 che va oltre l'85%, quindi significa quasi vera ripartenza, con numeri nelle manifestazioni che torna a essere importante, perché nel 2019 con 110.000 eventi avevamo 88 milioni di visitatori, 88 milioni di visitatori nei nostri eventi. Ecco, cosa movimenta la nostra organizzazione? Di queste 110.000 ci sono un elemento importante, che sono le 20.000 sagre che vengono organizzate. E attenzione, intanto il responsabile nazionale è un sardo, Sebastiano Sechi, a cui
credo che si debba fare anche un applauso, perché oltre a essere il nostro referente per Salva la tua lingua locale, per Sagra di qualità e per l'Arcobaleno, ma penso che sia il braccio destro e il braccio armato di Raffaele VI, insieme a tutto il destro e sinistro. Bene, e Raffaele si è sempre, insomma, dotato di una buonissima squadra che qua abbiamo conosciuto in questi giorni, ma che conosciamo sempre, che salutiamo tutta la giunta regionale della Sardegna, che a cui va il mio ringraziamento per il lavoro che fa. Ecco, ma tornando alla sagra, le sagre di qualità, che vi dicevo prima, sono un elemento fondante di questa nostra attività, perché vogliamo intanto un aspetto di qualificazione degli eventi, vogliamo che questi eventi siano sempre più organizzati, più dotati di incisività e di qualità. Ma la sagra da dove nasce? Nasce da quell'elemento fondante che è il prodotto tipico locale o la tradizione tipica locale, e quindi partiamo dal territorio, perché non c'è una sagra se non c'è un prodotto. Per noi sagra significa valorizzazione del prodotto e del territorio attraverso l'evento, e se oggi abbiamo prodotti di origine controllata, se oggi abbiamo l'abbinamento del prodotto al territorio, lo dico con un po' di orgoglio, sono convinto che questo lo sia grazie alla tradizione che 80 anni fa, 90 anni fa hanno apportato le nostre organizzazioni nel preparare, nel portare avanti eventi che esaltassero il prodotto tipico locale, che poi è diventato prodotto del territorio, che è diventato prodotto di presentazione di quel territorio, e oggi ci sono prodotti che sono più conosciuti del territorio ma che fanno parte di quella località. Noi lo facciamo attraverso l'evento, lo facciamo attraverso la sagra. Su 20.000 sagre in Italia abbiamo in questa fase registrato circa 100 sagre di qualità. Oggi c'è una sagra, che è la sagra del melone, nel paese appunto di Fernando Tomasello, dove c'è la sua Proloco, e tanto per dirne una, ma ecco, il percorso è molto complicato perché c'è tutta una commissione di valutazione, c'è tutto un disciplinare che deve essere seguito, pian piano si arriverà ad avere un numero sempre più elevato, considerando che questa, diciamo, dopo 2 anni in cui siamo stati fermi, abbiamo iniziato nel 2018 e ecco, poi 2020-2021 si è dovuto sospendere. Ma nelle 20.000 sagre, dove partecipano 44 milioni di visitatori, ecco, c'è un elemento importante che è quello economico, ed è un elemento economico che va al territorio, perché 44 milioni di persone portano un indotto di 2,1 miliardi di euro che va direttamente alle aziende del territorio, che va alle strutture che operano, perché in questo circolo virtuoso operano tutti gli elementi, perché in ogni manifestazione è obbligatorio che ci sia la presenza degli operatori agricoli, delle imprese, delle attività commerciali, tutti devono fare, ci deve essere il mercato dei prodotti, e dall'analisi dei dati CGA, ecco, l'80% del prodotto che viene e dei prodotti che vengono consumati sono prodotti locali, solamente il 15% viene dalla provincia, il resto è nazionale. Ecco, questi sono i numeri che intanto va a creare la nostra organizzazione. E attenzione, questo si sofferma a una parte, ma se ci aggiungiamo a questo lo spostamento, l'aereo, anche se agevolato, e mi auguro, ecco, una tesserina poi ce la facciamo fare, perché siccome bene o male il nostro collegamento con la Sardegna diventerà sempre più stabile, perché
di norma si è sempre fatto un evento ogni anno in Sardegna, grazie chiaramente alla grande ospitalità di Raffaele, però ecco, riteniamo che sia insufficiente per coprire le normali esigenze, no? Quindi magari 2-3 volte all'anno, se abbiamo anche l'agevolazione, potremmo sicuramente farlo, penso che siete tutti d'accordo. Allora, ecco, in tutto questo metteteci gli spostamenti, metteteci il pernottamento, metteteci il prodotto tipico acquistato, il gadget e tutto il resto. Facendo un calcolo molto approssimativo andiamo oltre 10 miliardi di euro. Ecco, sono soldi sempre che restano nel territorio, che vengono spese per il territorio. Sono soldi che lasciano le proloco al proprio territorio. E se vogliamo andare anche in soldoni, ogni euro investito dalla pubblica amministrazione sulle proloco, la proloco lo restituisce almeno per 3 volte, con calcoli a ribasso. Allora un investimento, ditemi voi dove trovate un interesse che è triplicato in qualsiasi parte d'Italia, se non del mondo. Allora questo è il valore. Ma su questo c'è un elemento fondante, che è quello che è il volontario, che è quello che rappresenta la nostra forza, i quasi 100.000, scusate, il milione di soci proloco che operano ogni anno a favore del territorio e che lasciano 25 milioni di ore di volontariato e che meritano un applauso. Perché 25 milioni di ore di volontariato donate all'Italia, fate due conti anche molto semplici, a 6 euro all'ora, fate due conti e vedete quanto le proloco, quanto solo il mondo delle proloco, se poi lo uniamo a tutti gli altri, doniamo allo Stato italiano, perché non c'è solo l'aspetto economico, che è anche di per suo importante, ma c'è l'aspetto economico e sociale, perché noi abbiamo voluto creare questo rapporto di economia e socialità che ha creato la CGA di Mestre per valutare questo impatto, per valutare che significa economia sociale, che significa il valore di 1 milione di volontari, di 25 milioni di ore di volontariato donate ai territori, perché in tutto questo c'è l'aspetto della socialità, dello stare insieme, di muovere le generazioni. Io ringrazio il gruppo che oggi si è presentato, lo ringrazio perché sono stati bravissimi e perché ogni volta che io sento i tenores, insomma, la pelle d'oca purtroppo mi scatta sempre, e non solo a me, perché grazie a Raffaele noi li abbiamo presentati durante il nostro premio nazionale Salva la tua lingua locale a Roma, e insieme a noi c'era Massimo Giletti, che diciamo non gli è scappato per niente la pelle d'oca, li ha esaltati, li ha voluti poi in altre occasioni, ecco, ma è una bellissima eccellenza sarda. Ma la cosa più bella che ho visto oggi, ho visto 4 giovani, che è questa la cosa straordinaria, il fatto che questo passaggio avvenga attraverso i giovani, che ci sia questo interesse dei giovani, che i genitori, i nonni, quelli che comunque da migliaia di anni hanno passato questa loro vocazione, sia ancora qui e che abbia ancora tantissimi anni e tanta voglia di restare. Questo è fondamentale, è grandissimo ed è bellissimo, veramente straordinario, perché quello è quello che facciamo, il tramandare le nostre storie, il tramandare delle tradizioni. Questo è il valore sociale, mettere insieme le nostre generazioni, mettere insieme il papà con il figlio che tante volte purtroppo non si incontrano, il nonno con il nipote, il tramandare quelle tradizioni, il tramandare il ballo, il tramandare la lingua. Ecco, questo è il valore dello stare insieme, del costruire insieme
qualcosa da promuovere, da portare per gli altri. E allora che valore ha il valore sociale che viene trasmesso da 1 milione di volontari, da centinaia di persone che operano quotidianamente per fare sì in questa nostra bellissima nazione, che sicuramente la nazione più ricca, più bella e più variegata di tutto il mondo, e nessuno potrà mai eguagliarci, e questo lo dico con la massima sicurezza, perché girando tutta Italia, girando ogni parte della nostra terra, scopro quotidianamente delle eccellenze dal punto di vista artistico, dal punto di vista culturale, cose che nessuno potrà mai avere. Siamo noi, questa è la nostra straordinaria bellezza, quella sarda, quella siciliana, quella veneta, quella piemontese, quella emiliana. Ognuno di noi ha una ricchezza, una forza da poter trasmettere da tutti i punti di vista, che veramente tutti ci invidiano e tutti ci vorrebbero rubare, ma non ce la teniamo per noi. Questo è il fondamento della nostra tradizione, della nostra vita. Su questo, ecco, si basano anche le fondamenti di queste nostre relazioni con gli altri, il fatto di stare insieme. Noi abbiamo relazioni con tutte le più grandi organizzazioni nazionali, perché per noi è importante lavorare insieme, perché per noi lo stare con gli altri, quello che facciamo su base locale, non credo che ci sia una Proloco che non lavori con le misericordie su base locale, con la protezione civile, con l'unione delle associazioni sarde in Sardegna, ma così con gli altri. E quello che noi facciamo di catalizzatore con gli altri, io credo che 90% ci arriveremo, degli eventi della FITP verrà fatta insieme alle Proloco, ci saranno tanti gruppi all'interno delle Proloco, quindi credo che questo connubio sia un elemento assolutamente naturale, perché nella nostra natura c'è quello di voler dialogare con gli altri e creare collaborazioni. Quindi questo è sicuramente un momento importante che comunque Raffaele ha saputo creare, mettere insieme, far veicolare, far diventare anche importante per la Sardegna. E su questo, ecco, credo che noi dobbiamo portare avanti i nostri elementi, su questo noi dobbiamo basare quello che si vuole fare avanti, perché solo stando insieme, noi l'abbiamo portato, ripeto, se siamo arrivati a 6.300 Proloco, se abbiamo unito tutta Italia in questo senso, un motivo c'è, ed è il motivo di voler lavorare e camminare tutti insieme, perché solo con una sinergia si riescono a raggiungere i risultati. Se andiamo ognuno per i fatti nostri, alla fine non raggiungiamo nulla. Ecco, questo è una certezza che abbiamo in modo assoluto, non ci sono possibilità di smentite in questo senso.